In un mio precedente incontro con Ashton, qualche giorno dopo la morte della contessa, questi mi ha rivelato un episodio che alimenta non poco i miei sospetti su Harry Worthington. Un episodio che risale al periodo precedente il matrimonio tra Ashton e l'anziana nobildonna. Harry già non sopportava Ashton e detestava trovarlo in casa. Quella sera Harry rientrò in casa circa le 22 ed era di pessimo umore. Si accorse della presenza nella casa di Ashton sentendolo parlare al telefono e lo aggredì immediatamente. Ashton, che ci fai qui sotto di me? Sto sulla poltrona. Ashton, che ci fai qui sulla mia poltrona? E che ci sto a fare? Sto seduto, no? Vuoi portarmela via, vero? Ma che sta poltronaccia, ma tientela. Parlo della zia, Ashton, lo sai benissimo. Da quando ci sei tu, non fa che parlare di te. Di quanto è buono, Ashton. Di quanto è bello, Ashton. Di quanto è popo, Ashton. Popo. E perché non sono forse poppo anch'io? No, no, per la zia me sei poppo solamente tu. E quanto è bravo Ashton, ma bravo a fare che? Beh, modestamente. Aspetta, non ho finito. A truffare una povera anziana contessa, una dolce, amabile creatura che mi ha sempre voluto bene, più di chiunque altro, più dell'ammiraglio Nelson. Molto più dell'ammiraglio Nelson. L'ammiraglio Nelson non esiste, è il bardo della sua mente malata, Harry. Eh? L'ammiraglio Nelson non esiste, è il bardo della sua mente malata, Harry. Non ho sentito. L'ammiraglio Nelson non esiste, è il bardo della tua mente malata, Harry. Ha sentito, eh? La mia mente malata! Ma che ne sai tu della pazzia, Ashton? Eh? Lo sai tu che sono i veri pazzi? I veri pazzi sono quelli che litigano per un parcheggio, quelli che imprecano in filo le poste, quelli che ogni giorno si fanno 2 ore di macchina per andare in ufficio, quelli che vivono per le balate. Proviamo a essere amici. Ma famo se mergi non bici, va, dammi retta, va. Forse vuoi dire facciamoci un giro in bici? Per provare a essere amici. No, 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 ho proprio detto. Famo sembrare girombici, per una questione di salute, di modo. Anzi, sai che c'è? Ci andiamo subito, stanno due biciclette parcheggiate. No, Ashton, noi non possiamo uscire adesso, Ashton. Noi dobbiamo parlare ancora un poco, Ashton. Ma che te va a parlare? Ma dammi retta, andiamo a fare un girombici. Guarda che bella giornata e che sole che c'è stato. Ma quale sta sole, oggi? Ashton? Quale sole? Sono le 10 di sera. Ah, sono le 10 di sera. Ah, luna. Mazza che luna viene, oh, che luce che fa, che pensavo che era il sole, ma dimmi te, oh. Oh, ma ha fatto mai in vergine un bici con la luna piena? Fa una luce che è al massimo, oh. Scusi, lei chi è? Eh? Albert, la signora? Lo maggiordomo di casa uguale a te ne donna. Ma non mi risulta che ci sia un maggiordomo. Mocce! E che fa? Eh? Che fa? Cosa fa? Mi occupo dalle principali mansioni che solitamente competono a... poiché alcuni camerieri... Spiccio! Spiccia! Poca roba oggi però, quindi voi continuate pure il vostro allegro e lapido a conversare, non abbadate a me. Insomma Ashton, io non voglio essere tuo amico, tu sei interessato solo ai soldi di mia zia. Non è vero, io amo tua zia. Non è vero, io amo tua zia. L'ho sempre amata sin dal primo giorno che ci siamo incontrati. L'ho sempre amata sin dal primo giorno che ci siamo incontrati. Ah sì? E che cosa ti ha conquistato di lei? La sua dentiera o la sua serra di rotelle? Io ho amato subito il suo cuore tenero e smarrito. La sua fragilità. La sua tenerezza. Ma che sta a fare in scena? E che sta a fare sta suggerina, indovina, no? E che sta a fare sta suggerina, indovina? Questa non è una battuta. E questa non è una battuta. E che l'hai
devi ripetere, imbecille! Vuole sposarti! Vuole sposarti, maledetto zoppio! Cosa hai da dire adesso sulla mia pazzia, eh? Cosa hai da dire adesso? Che dici? Che gli devo da dire, Lasciami, Harry, mi fai male! Lasciami, Harry, mi fai male! Con più enfasi! Con più enfasi! Piscilo! Ma che è il piscilo?